Allora, Raffaele, come ogni inizio settimana, chiudiamo la puntata con l'approfondimento dedicato al coro. Oggi andiamo a far visita a un coro che tu conosci perché fa parte della tua provincia. Stiamo parlando di... Del coro di San Malindino, Esatto, nato nel 2005. che sarebbe una traduzione di San Valentino, che si trova in In Abruzzo, Abruzzo Citerione. Citerio, dove, da Citerio sotto, Abruzzo di sotto. Che è perché mi spiegavi prima che c'era E una perché c'era distinzione. una linea di confine, ma tanti, 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 tanti anni fa, con un Abruzzo superior, diciamo, un Abruzzo Citerior, e San Valentino ha mantenuto questo termine, San Valentino in Abruzzo Citerior. E allora non perdiamo altro tempo, andiamoci subito a guardare insieme il primo approfondimento dedicato a questo coro, realizzato da Lorenzo Valeriani. Amiche ed amici di pomeriggio, amiche ed amici di Rete 8, di solito si dice altro giro, altra corsa, noi invece siamo costretti a dire insieme a Paolo Bernabei altro giro, altro coro. Altro coro. Siamo a San Valentino in Abruzzo Citerione, questa volta non abbiamo fatto tanti chilometri. No, Non davvero siamo a chilometro zero, però diciamo abbiamo fatto pochi pochi chilometri chilometri, in questo pochi chilometri. bellissimo borgo che è come tutti i borghi così di... Non direi di montagna, però dei borghi dove si fa una vita tranquilla, una vita, c'è un coro Senti che aria particolare, che è aria Paolo. Comincia a particolare, star, si comincia a star bene, si no? comincia a star All'aperto. bene. Diciamo che come tutti i borghi così, cioè, è sempre un coro che funge da aggregazione, passano il tempo, si divertono, fanno anche ricerca, hanno, devo dire, un maestro che fa anche il compositore, che ha fatto anche dei bei brani, uno lo ascolteremo, forse anche più di uno. Uno tra parentesi ricorda la tragedia di Marcinelle, dove loro hanno partecipato anche in qualche concorso e hanno Bene. ricevuto il premio della critica, perché lui si ci è dedicato sicuramente. E poi questo tema che qui tocca un po' tutti, perché sono stati investiti da questa tragedia. La pronuncia del coro la lascio a te perché io ho provato ad allenarmi, ma Ci mi provo. è rimasto complicato. San E allora, Valentina, San Mallendì, così. vabbè, comunque, insomma, poi lo leggeremo, Poi lo no? leggeremo. Quest'anno poi questo gruppo, diciamo, ricorre il ventennale, diciamo 20 anni di attività, tranne la piccola parentesi del Ah, sì. Covid, che ecco, va dato, diciamo, lustro a questa cosa, perché non è facile, l'abbiamo detto, ripetuto, però lo vogliamo ripetere, che nei paesi così mantenere un gruppo in attività per tanti anni, Poi tu lo sai, fare no? Gli impegni ricerca. lavorativi, familiari, professionali, stare lì sul Fisarmonicisti pezzo. che non se ne trovano, ce ne Ecco, sono pochi. 20 anni Vi sono tanti. invito anche a studiare la fisarmonica, faccio un invito pubblico a studiare la fisarmonica, un bellissimo strumento, perché di fisarmonicisti ce ne sono pochi, perché è considerato forse uno strumento
strumento secondario, poco piacevole, uno strumento di piazza. Vi posso assicurare che non è così. Con la fisarmonica si possono fare tutti i generi musicali. Ultimamente anche nella musica pop è stata rivalutata, però diciamo che c'è sempre un po' di scetticismo. Allora io colgo l'occasione con Rete 8 di invitare tutti a studiare la fisarmonica. Da bambino praticamente si deve iniziare. Si può cominciare anche in tarda età. Anche poi, in tarda età, insomma, però insomma è sempre più difficile. Certo, che se per si cui, comincia da piccoli c'è un vantaggio superiore. C'è un vantaggio. Allora un coro che è mantenere coristi che vengono assolutamente alle prove, loro hanno ecco, un maestro che armonizza, un compositore, fisarmonicista ce l'hanno però se ne trovano pochi. Comunque tutte queste cose messe insieme hanno le loro difficoltà, che le hanno superate per 20 anni, le supereranno anche in seguito egregiamente. Assolutamente sì. Allora, visto che sta suonando la campana del campanile della chiesa di San Valentino in Abruzzo Citeriore, direi che è ora di entrare all'interno della sala Giannino Ammirati per andare ad ascoltare, ma soprattutto a vedere, grazie alle immagini di Mario Giacchetta e Nico Centurame, il coro di questa settimana. Seguiteci. Amiche ed amici di pomeriggio, allora eccoci qui, siamo all'interno del centro storico, del cuore pulsante direi di San Valentino in Abruzzo Citeriore, siamo con il vice sindaco Lino Sciambra del comune di San Valentino, insomma comune che non ha solo la peculiarità di essere il più lungo comune italiano, no? Sotto l'aspetto del nome, ma tante altre qualità, vice sindaco. Sì, in effetti noi la consideriamo la porta della Maiella, perché perlomeno per il versante pescarese, perché poi da qui si passa obbligatoriamente per raggiungere Caramanico, Sant'Eufemio, per raggiungere la parte più, il blockhouse passando da Rocca Maluce, per raggiungere gli eremi celestiniani. Insomma, per vedere tutti questi luoghi si deve passare da qui. E noi abbiamo anche tanti motivi per fermarsi a San Valentino, per fare una sosta prima di proseguire magari.
Vice Sindaco, rispetto agli altri comuni che abbiamo visitato, quelli dell'entroterra, ovviamente voi siete in una posizione molto più vantaggiosa per i motivi che ci ha appena ricordato, però c'è sempre, no? Questa difficoltà, diciamo così, no? Nell'andare a combattere, tra virgolette, contro i centri che ovviamente si affacciano direttamente sul mare. Allora le chiedo, subite anche voi una sorta di spopolamento rispetto a queste località, insomma, che sono un po' più avvantaggiate? Ma guardi, tutti i paesi più piccoli dell'entroterra hanno subito in questi anni questo fenomeno triste. Devo dire che noi in qualche modo continuiamo a difenderci, nel senso che i nostri concittadini, anche quando si sposano, in tanti decidono di rimanere qui, perché sono legati, c'è un forte legame tra la popolazione di San Valentino e il paese, le tradizioni, insomma, ed è una bellissima cosa. Noi fortunatamente, diciamo, pur in qualche maniera sentendo il fenomeno, però riusciamo in qualche modo siamo riusciti fino adesso a contenerlo nei numeri. Questo non vuol dire che questa zona però debba essere dotata di maggiori infrastrutture, e merita anche questo atteggiamento da parte della regione, da parte degli organi sovraccomunali, insomma. E si combatte sempre, ovviamente associazioni culturali che devono dare manforte, no, per questo tipo di percorso. L'atteggiamento, il vostro, sotto questo punto di vista, nei confronti delle associazioni non esclusivamente dirette a questo coro, a questa associazione, ecco, che tipo di testa avete quando deliberate, soprattutto? Guardi, lei tocca un tema delicato, perché tutti i piccoli comuni ormai da tempo soffrono una restrizione del bilancio comunale, soprattutto per il continuo impoverimento dei trasferimenti dei fondi dallo Stato. E quindi questo poi va ad incidere sulla disponibilità economica che i comuni in generale possono poi riverberare sull'associazionismo locale. Questo paese ha una fortuna che è quella di avere tante associazioni. Noi, mi ricordo, fino a qualche anno fa ne abbiamo contate, erano 22. 22 associazioni per un paese. Tutti i cittadini associati. Sì, tutti i cittadini associati. Poi, ovviamente, associazioni più piccole, più grandi, sono... Tra tutte queste sono 5 o 6 quelle che poi in qualche maniera garantiscono, sono un po' più operative e garantiscono anche il mantenimento di alcune importanti tradizioni del luogo. Il coro è una di queste, ma ne potrei citare tante. Potrei citare l'Associazione Amici del Museo, che garantisce l'apertura del Museo dei Fossili e delle Ambre. Potrei citare l'Associazione San Rocco. Potrei citare un'associazione di una contrada vicina, Travigliano, che organizza delle belle manifestazioni. Insomma, c'è fermento. C'è fermento, ma adesso non le cito tutte perché sarebbe, come dire... 22 sono tante, sono tante, vice sindaco. Senza offesa per nessuno, però per dire che c'è un movimento importante sul lato dell'associazionismo. Oh!
Noi come comune cerchiamo di, nei nostri limiti, cioè nella consapevolezza dei nostri limiti finanziari, cerchiamo di in qualche modo di dare una mano a tutti. Per esempio, giorni fa, a proposito del coro San Maldino, abbiamo deliberato lo stanziamento di un piccolo fondo che dovrà andare a finanziare un progetto con le scuole elementari e medie. Per quale motivo? Per fare in modo di trasferire la tradizione musicale coristica anche ai nostri ragazzi. Da mesi si parlava sulla nostra trasmissione e durante la nostra rubrica di questo progetto, portare i cori tradizionali nelle scuole per non far perdere, no, quel filo rosso tra chi dovrà prendere ovviamente le redini di questa associazione tra qualche tempo, vice sindaco. Complimenti. Ma infatti questa è una manifestazione che noi abbiamo già fatto l'anno scorso. In realtà dovevamo iniziarla qualche anno prima, siamo stati costretti ad aspettare tutta l'emergenza Covid. Certo. Già l'anno scorso abbiamo fatto una prima edizione di questa manifestazione dove il maestro del coro è andato a tenere un ciclo di lezioni con i ragazzi delle scuole elementari e medie del paese proprio per insegnargli questo tipo di arte, e alla fine di questo corso di lezioni c'è stata una manifestazione dove i bambini che si sono vestiti con gli abiti tradizionali del coro hanno cantato, e quindi insomma questo è un modo per tramandare. Pronti per il ricambio generazionale. Esatto, pronti per il ricambio generazionale, e poi è un altro motivo per mantenere il legame con la propria terra. Quest'anno ci vogliamo riprovare. Noi abbiamo fatto la nostra parte, adesso dovremo incontrare la dirigente scolastica per organizzare e chiudere il cerchio. Beh, insomma, già una gran bella notizia da parte di Rino Sciambra, vice sindaco di San Valentino in Abruzzo Ciderione. Complimenti per questa iniziativa, anzi un plauso a tutti i consiglieri che hanno alzato la mano o alla giunta, insomma, tra sindaco, assessore e assessori che hanno accettato la proposta creare sinergia, no? Di creare squadra appunto tra il coro, l'associazione culturale e la scuola. Quindi dirigente scolastica, l'appello va anche a lei, insomma, stringiamo i tempi così davvero acceleriamo. Grazie vice sindaco. Grazie, è stata proprio l'ultima domanda, la più complicata, ma lei canta? Io, oddio. No, guardi, in realtà sta meglio sui banchi del consiglio. Sì. No, oddio, qualcosa mi diretta a fare, ma non di questo tipo di
di genere, musica, di... però la seguo, nel senso che tutte le volte che il coro si esibisce... Si offende se le dico che ha la stazza da tenore. Non è il primo che me lo dice. Vabbè, l'importante è cantare e cantare bene in consiglio, come avete fatto giorni fa quando avete deliberato questa somma per un progetto davvero, davvero, davvero interessante. Allora, continuate a seguirci, non cambiate canale, noi entriamo in sala ad ascoltare altri pezzi della Corale San Malendine e poi torneremo con altri ospiti per aneddoti, curiosità e anche cenni storici riguardanti appunto questa associazione. Ci vediamo dopo. Thank you.